Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un'azienda molto importante, un brand famosissimo in tutto il mondo. Il brand di cui vi voglio parlare è Nivea. Però non vi parlerò di creme per il viso, di cui la Nivea è famosa, insomma, i prodotti più importanti, quelli più venduti sono sicuramente quelli che appartengono alla skincare, ma sono bravissimi anche nel creare creme per la pelle, per il corpo, insomma. C'è un po' di tutto e di più, insomma, è un mondo vasto quello della Nivea. Ma oggi vi voglio parlare di due prodotti che riguardano il make-up. E sono questi due. Il primo di cui vi parlerò è una crema colorata che è racchiusa in un innovativo cuscinetto, un po' come, non so se avete presente, il fondotinta Cushion, no? Ecco, questo praticamente la tecnica è quella, solo che non è un fondotinta, non è proprio vicino a un fondotinta, è più che altro una crema colorata che si avvicina un po' come pack alla Cushion. Che dire di questa crema? Sarebbe questo. Allora, prima di parlarvi delle qualità di questa crema, ci tengo a precisare che purtroppo Nivea ha fatto solo due colori. Uno è questo che ho io, e cioè il 01, lo 01, un light medium, e l'altro invece è un pochettino più scuro. Ecco, io ho una pelle molto bianca. E quindi ho preso il colore lo 01 nella speranza che potesse andare bene, però solitamente quando le creme colorate, i fondotinta hanno pochi colori, io faccio fatica a trovare quello giusto. E infatti questo è un pochettino scuro, ecco, andrebbe bene per chi ha una pelle olivastra, o perlomeno mi sarebbe andato bene nel periodo in cui ero leggermente abbronzata. Però, siccome mi piace così tanto, cercherò magari di metterlo nel periodo invernale, quando metterò un maglioncino al lupetto con il collo alto, in modo che non si veda lo stacco, no? La differenza tra il viso e il collo. Però, come potete vedere, tutto sommato non è neanche così tanto scuro, quindi può andare, ma in effetti è bella, ecco, è una crema molto bella. È un colore assolutamente naturale. Non vi posso dire che è lunga durata, ecco, perché non è che se lo mettete la mattina, poi la sera ritornate a casa e ce l'avete su come quando l'avete messo, no. Però comunque si possono fare i ritocchi, ecco, la qualità ottima di questo stile con cui vengono impacchettati questi tipi di fondotinta, o in questo caso di una crema colorata, è ottima perché si può tranquillamente portare in borsetta. E quindi poi si fanno i ritocchi con molta facilità, anche perché comunque non è una crema, è una crema idratante, e poi soprattutto è creata per minimizzare le rughe e prevenirle. Quindi questo è effettivamente è una crema. E tutto questo, quindi crema colorata, crema antirughe, idratante, tutto in un unico prodotto. E con Nivea ha fatto in modo che tutto questo potesse essere racchiuso qui dentro. E poi cos'altro vi dico? Vi dico che è facilissimo da mettere per due semplici motivi: perché con questo cuscinetto non è come la spugna e il pennellino che bisogna star lì a lavorarlo. Ecco, questo no, il cuscinetto aiuta tantissimo, ma anche la crema, che è una crema che si stende velocemente, per cui io l'ho messo su in 2-3 minuti, è una cosa veramente veloce, forse perché è una crema, ecco, il fondotinta ha bisogno un attimino di essere lavorato e sfumato meglio. Con questa crema no, sappiate che la mattina se siete di fretta la potete mettere senza nessun problema, non vi porterà via tempo. Inoltre aggiungo anche che lascia la pelle molto molto luminosa, ecco, è una cosa che questo non ci piace, a me in modo particolare. Io non amo la pelle opaca in nessun modo, assolutissimamente, mi piace luminosa, per cui sono sempre alla ricerca di prodotti, di creme, di fondotinta, BB cream che possano illuminare il mio viso. Non amo la pelle secca, anche perché secondo me la crema secca è sinonimo di ruga. O perlomeno tutto ciò che è matte o che secca evidenzia sempre di più le rughe. A
Anche quelle che non ci sono, non lo so perché, ma io mi vedo le crepe nel viso, non le rughe, sembro una mummia, quindi no, per quello che io amo e vado alla ricerca solo di prodotti luminosissimi, però mi rendo conto che effettivamente ci sono dei casi in cui è essenziale avere dei prodotti che creino un effetto matte per via delle pelli grasse, quindi lo capisco. In questo caso però le creme matte non creano le crepe, perché se una donna, una persona comunque ha la pelle grassa, cioè il prodotto matte va ad aiutare a renderlo non secco, normale, luminoso, ma normale. E quindi invece nel mio caso, che purtroppo nel mio caso sì, ho la pelle secca, lì a quel punto devo intervenire con prodotti molto, molto lucidi. E questo devo dire sì, mi trovo bene. Ecco, non pensate che sia super coprente, anche se è modulabile, però secondo me sì, anche se se ne mette un bel po', copre il giusto. Se c'è qualcosa, c'è qualche brufolino, ecco, no, secondo me no, non lo copre bene. Però tutto sommato, per tutti i giorni va benissimo. E poi non ci dimentichiamo che è un antirughe, quindi non solo previene, ma fa in modo che quelle che ci sono non vengano evidenziate, per cui è promosso. Il prezzo penso che sia su 15,90 euro, giù di lì il prezzo è quello. Mi spiace che i colori, le varianti di colore siano solo due. Spero che Nivea possa farne qualcuno in più, ecco, questo andrebbe bene. Sarei molto felice. Invece adesso vi parlo del Q10 Power, un copriocchiaia molto carino, molto anche lui molto pratico, però non è super coprente. Non vi aspettate di trovarvi davanti a un prodotto che possa nascondere le vostre occhiaie se sono molto evidenti. È medio-basso, ecco, non medio-alto assolutamente. Se le vostre occhiaie sono delle occhiaie normalissime, allora va benissimo, perché è anche una sorta di primer, quindi è ottimo. Il punto è che purtroppo non copre tanto tanto bene. Se avete tante rughe, sì, io ho provato tante rughe, no, scusate, confusa. Se avete tante occhiaie, sappiate che dovete mettere un po' più di prodotto, però non ne copre tanto. Ottimo se avete delle occhiaie normali, normalissime. A me piace e quindi va bene. Però effettivamente se le occhiaie sono evidenti, ci vuole qualcosa di più forte. Allora, il prodotto è. Eccolo qua, perdonatemi che io faccio danni. Il cushion, anche questo, stesso genere della crema colorata, cuscinetto. Qui c'è un sistema per far fuoriuscire il prodotto, un sistema stile penna, no? Si schiaccia ed esce fuori il prodotto. Adesso ve lo faccio vedere nella mano, anche se io ce l'ho già nel mio contorno occhi. Ed è questo. Dov'è? Non lo vedo. Oh, vabbè. Vedete, come vi dicevo, è non estremamente coprente. Il numero che ho io è lo 01, e anche qua stessa storia, le varianti di colore sono solo due, lo 01 e lo 02. Forse avrei dovuto provare lo 02, magari. Potrebbe, non lo so, non saprei, magari potrebbe essere un po' più coprante, non lo so. Purtroppo non c'è la possibilità di provare i colori. Non vi ho fatto vedere questo come sta, anche per farvi capire un attimino il colore sulla pelle. Lo metto qua. Aspetta, andiamo a stenderlo e si stende con facilità. Freschissimo. Si sente a pelle, no? Che è fresco, è luminoso. Guardate quanto è luminoso. Devo dire che il cushion, la crema colorata, mi piace veramente tanto. Ma sulla mano forse non si vede che è un po' scuretto. Comunque, voglio dire, si può usare. E quindi, ritornando invece al copri occhiaie, ecco,
Niente, il problema è che non è molto molto coprente, però è molto luminoso, sì, questo sì, ve lo posso assicurare. Quantità ce n'è poca, il prezzo più o meno anche questo, forse sui 12 euro, insomma, siamo lì. E niente, a me nel complesso a me piacciono. Piacciono perché comunque Nivea è una garanzia. Io ho tante creme, mi sono sempre trovata bene da quando ero adolescente che usavo i prodotti della Nivea, per cui non mi hanno mai creato nessun problema, e di allergia, e di altro. No, assolutamente, anzi, continuo a comprarli anche le creme per il corpo, mi trovo benissimo. Sono contenta che abbiano fatto anche qualcosa che sia della sfera make-up. Forse è un inizio, magari poi faranno tante altre cose, però devo dire che io sono rimasta soddisfatta, anche perché so di mettermi un prodotto non solo leggero, delicato, ma anche un prodotto che previene le rughe e magari evita di evidenziare quelle che già ci sono. Perché è normale che ci siano, ce le abbiamo tutti, le rughe d'espressione, quindi. Se mettiamo su un fondotinta o qualche crema colorata molto forte, allora si vanno ad evidenziare anche quelle piccolissime, no? Che solitamente non si vedono. E invece con questo va bene, ecco, devo dire che mi piace tanto, anche con la luce. No, devo dire che ha un ottimo risultato, non con la luce, scusatemi, anche senza la luce, anche con la luce del sole, con la sera, ecco, si comporta molto bene, mi piace. Ecco, non mi sembra che debba aggiungere altro perché io sono un po' rimbambita, ogni tanto mi dimentico, il prezzo l'ho detto e niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto, se vi va vi potete iscrivere al mio canale, seguirmi su Instagram e magari ogni tanto se vi fa piacere potrete andare a leggere, potreste andare a leggere il mio blog valentinafashionbeauty.com. Grazie, ciao!